Immediatamente a far mio il criterio del rispetto delle istituzioni, perché è necessario. Però in questo criterio del rispetto delle istituzioni va sicuramente il decoro che i singoli consiglieri devono assumere all'interno di questo consesso. E quindi nel momento in cui una persona, un consigliere, esprime un suo punto di vista, la sua posizione, c'è dall'altra parte la possibilità di ricorrere al diritto di replica. Quindi è inopportuno creare attraverso un gioco delle parti che va semplicemente a confondere o diventa altamente strumentale e soprattutto appesantisce quello che è veramente l'oggetto della discussione dei capi all'ordine del giorno, anche nel rispetto e soprattutto nel rispetto dei cittadini che sono presenti e ci devono ascoltare, ma semplicemente per avere delle risposte dalla politica e dal capitale. Come garantire
garantire come assicurare questo diritto. E in ultimo adesso una riflessione nostra interna propria. Noi è facile spesso dire, lamentarci i costi della politica quando sono al di sopra di noi. Non è solo un problema, guardate, di inerzie, di costi se andiamo a misurarlo. Il problema è molto più forte. Noi abbiamo ereditato una situazione e mi fa piacere che la consigliera Marlo abbia detto che qua sia stato ribaltato perché c'è parte della maggioranza da questa parte, come c'è parte adesso dell'opposizione dall'altra, che quando noi abbiamo messo in salvaguardia l'equilibrio del bilancio ci siamo assunti la responsabilità delle cose non fatte, eravamo soli nell'aula. Quest'aula è stata lasciata sola, solo con la responsabilità della maggioranza, che si è dovuta assumere questa responsabilità affinché si potesse andare avanti, affinché si potesse cominciare a capire come dovevamo fare per risolvere in termini amministrativi la questione in cui versa oggi la nostra città. Lo abbiamo fatto, però non basta averlo fatto allora. Adesso il coraggio, la responsabilità sta nel valutare ogni singolo soldo che non c'è e che va speso. E quindi per piacere. Yeah.